Secondo Domenico Pettinari, il programma operativo per la sanità 2019-2021 è un disastro annunciato. Nel corso di una conferenza stampa, il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle ha spiegato come siano in arrivo per la sanità abruzzese 78 milioni di euro di tagli su farmaci, beni, servizi e prestazioni. Il quadro è devastante perché loro prevedono un buco, quindi un disavanzo di 70 milioni di euro al 2021 e come pensano di risolvere? Con un taglio lineare di 78 milioni di euro che graveranno sulle tasche dei cittadini e sui cittadini abruzzesi. In che modo questi tagli incideranno sulla spesa farmaceutica convenzionata che verrà tagliata per milioni di euro, quindi meno farmaci, sulla spesa farmaceutica ospedaliera per milioni di euro, quindi meno farmaci, tagli sui dispositivi medici, quindi ci saranno dispositivi medici in meno, apparecchiature elettromedicali, TAC, ecografi e quant'altro, e sui beni e servizi e i costi. Questo è un taglio lineare che inciderà fortemente sulla tutela della salute dei cittadini abruzzesi. Come giustificano tutto questo? Con la diminuzione dei ricoveri. È una follia, perché si prevede una diminuzione dei ricoveri quando servono più ricoveri, servono più posti letto. Ma l'assurdo qual è? Che registriamo sempre dal piano operativo che ci saranno nuovi fondi, quindi nuovi fondi del Fondo Sociale Regionale, quindi arriveranno nuovi fondi per 15 milioni di euro l'anno e loro prevedono di tagliare 78 milioni di euro. Alla luce di tutto ciò cosa scopriamo? Che si aumentano figure, quindi invece di diminuire aumentano figure, introducono l'azienda del territorio, quindi costi aggiuntivi, una nuova struttura, introducono due nuove figure che è l'ingegnere di sala operatoria e il farmacista di lei reparto, quindi nuovi costi aggiuntivi per nuove figure, introducono addirittura il case manager e il care manager, che sono altre due nuove figure che non si capisce per fare cosa, solo per aumentare la burocrazia, e addirittura introducono un nuovo team per l'edilizia sanitaria composta da professionisti e da esperti anche con l'ausilio di partner privati. Invece di assumere nuovi medici, nuovi farmacisti, nuovi operatori sociosanitari, si introducono nuove figure e si prevedono tagli imponenti di 78 milioni di euro. Rimangono i reparti sovraffollati, gli ospedali minori che perdono pezzi, medici, infermieri, operatori sociosanitari che servirebbero e non sono previste le assunzioni. Questo è il default della sanità abruzzese nei prossimi 2 anni.